Ben ritrovati amici e amiche di Teleradio Padre Pio, anche quest'oggi un nuovo spazio dedicato a santi per vocazione nel quale presentiamo delle belle figure della Chiesa. Quest'oggi in modo particolare vogliamo parlare di un ragazzo, di un bambino meraviglioso, così come viene ricordato. Vogliamo parlare di Silvio di Segna. A parlarci di lui Paolo Risso, un insegnante di scuola che ha molte volte appunto, scritto storie di bambini santi su queste belle figure, soprattutto di adolescenti e di bambini. E quest'oggi, come abbiamo detto, vogliamo parlare di Silvio. Buongiorno Paolo, ben trovato. Buongiorno Simona. Buongiorno Paolo. Ecco, quest'oggi vogliamo parlare di Silvio. Chi è Silvio? Silvio è un bambino di 12 anni, Sì. nato a Poirino, in provincia di Torino, il 1° luglio del 67, morto a 12 anni, il 24 settembre del 79. Una fanciullezza semplice, piena di gioia, di giochi, di buona educazione cristiana da parte dei genitori. Poi improvvisamente a 10 anni e mezzo il cancro ha una gamba. Il male si diffonde, dolori terribili, ma Silvio da sempre, da quando è nato, si può dire, ha un grandissimo amico su cui appoggiarsi, Gesù. E allora, dal giorno in cui inizia la sua malattia, il suo dolore, Gesù, che era sempre stato il suo primo e unico amico, diventa proprio l'intimo della sua vita. Pensa sempre a Gesù crocifisso, scopre in Gesù crocifisso il significato del suo dolore e lo offre con lui. Per una grazia speciale del Signore, per l'educazione ricevuta dai suoi genitori, per la sua fede, Silvio unisce le sue sofferenze per 20 mesi, sofferenze sempre più atroci, al sacrificio di Gesù sulla croce. Ha un unico desiderio: riceve Gesù tutti i giorni nella comunione. Si fa portare alla comunione da un sacerdote della parrocchia e questa è una cosa che mi commuove. Molto spesso gli chiede di confessarsi. Sì. È difficile pensare alle colpe di Silvio, è un bambino, è un ragazzino, da sempre ha vissuto in unione con Gesù, tuttavia sente il bisogno di una purificazione continua e Gesù piano piano lo trasforma, Gesù gli dà la gioia di vivere quei mesi terribili, non solo senza disperare, ma facendo coraggio agli altri, in un continuo perenne sorriso. Chi l'ha visto, chi l'ha incontrato in quei giorni di dolore, poteva dire nei suoi occhi c'era tutto il paradiso, c'era tutto il paradiso. E Silvio, a un certo punto, capendo che tra le sue mani aveva un tesoro prezioso, la preghiera e la sofferenza, prolunga la sua preghiera col rosario. La preghiera prediletta di Silvio è il rosario, Sì. anche di notte. Non vuole che gli stiano vicino i suoi, solo negli ultimi giorni chiede di essere assistito di notte. Di notte lui prega, con la lampada accesa sul tavolino da notte, un librino per meditare per meditare i misteri del rosario. Lui sgrana ininterrottamente il rosario di giorno e di notte, in un'Ave Maria quasi continua, e prega per la Chiesa, prega per i sacerdoti, prega per la conversione dei lontani. Prega per le missioni, prega per la pace nel mondo. Ecco, un bimbo, un ragazzino di 12 anni che diventa un'offerta viva con Gesù. Poi capita un altro miracolo, che dopo qualche mese la rinomanza di questo bambino si diffonde piano piano attorno a lui, poi sempre più lontano, Ecco e Paolo, vengono a prima trovarlo di, in molti. analizzare questo aspetto, volevo chiederle, ecco, noi quando parliamo di Silvio, davvero nella sua prima fase, ecco, della sua breve vita, sicuramente vediamo un bambino come tanti, ma anche un bambino speciale, un bambino che piaceva stare con gli altri, un bambino a cui piaceva giocare al pallone, cioè un Certo, bambino come tanti, però già. era un bambino come tanti, un bambino a cui piaceva giocare a pallone, fare passeggiate nei prati, nei boschi, portare a passeggio il proprio cane.
giocare a figurine, a birille, a bocce con i compagni, Ecco, c'è una cosa particolare che distinguendosi però per leggevo. una generosità eccezionale. Ecco, infatti Paolo, quando leggevo un po' della sua storia, una cosa particolare mi ha attirato la mia attenzione. Ecco, c'era un gioco con altri bambini quando si giocava con le biglie, con le palline, e lui quando le vinceva le restituiva però sempre a chi le aveva perse. Questo già fa capire la generosità, l'amore per gli altri. Ecco, quando giocava diceva subito con i suoi amici, con i suoi compagni, noi giochiamo, noi stiamo bene insieme qualche ora, poi dobbiamo tornare ognuno a casa nostra felici. Quando vinceva lui le figurine o le biglie, le restituiva prima che i suoi compagni, i suoi amici andassero a casa perché nessuno avesse a soffrire qualcosa e diceva soltanto abbiamo giocato, null'altro. Null'altro. E anche a scuola, siccome riusciva molto bene, il Certo. suo maestro sovente gli affidava dei compagni che avevano qualche difficoltà e Silvio, senza fare mai sentire la sua superiorità in qualche modo, no, si avvicinava e insieme si studiava, insieme si facevano i compiti e insieme si cercava di crescere. È un Un po' quello bambino che di una avrebbe voluto generosità fare, estrema. un po' quello che avrebbe voluto fare da grande il maestro. Ecco, guardando prima la sua maestra, la maestra dei primi anni della scuola elementare, di prima e seconda, una signora che era rimasta incantata della sua bontà, della sua formazione cristiana. Poi il maestro che aveva avuto in terza, quarta e quinta, Silvio ha un progetto, da grande farò il maestro, da grande farò l'insegnante. Leggerò, studierò molto e diventerò, la guida di altri bambini, di altri ragazzi. E questo il Signore non gliel'ha concesso di farlo, però oggi c'è chi dice che Silvio è diventato lo stesso un Un piccolo maestro. maestro per tante anime che lo hanno avvicinato nei giorni del suo dolore e poi per tante anime ormai sparse in tutto il mondo che hanno letto la sua storia. Certo. Ecco Paolo, leggendo anche la sua storia, ho riletto, ecco, appunto quella frase che diceva: per il Natale del 1977 la sua mamma gli regala una macchina da scrivere. Silvio la collauda subito scrivendo su un foglio: ti ringrazio mamma perché mi hai messo al mondo, perché mi hai dato la vita che è tanto bella, io ho tanta voglia di vivere. Questa voglia di vivere comunque non lo ha fermato anche dinanzi alla malattia. No, Silvio è un bambino che ha sempre avuto voglia di vivere. Nei primi mesi della malattia, si era aggrappato alla speranza di poter guarire e pregava per la sua guarigione, ma è una cosa normale, è una cosa assai Certo. normale che un ammalato, tanto più se un bambino, cerchi di guarire. Poi piano piano questa speranza lo lascia perché aveva visto i volti dei medici farsi pensosi, aveva visto che il male cresceva, che lui deperiva ogni giorno. Ma a questo punto Silvio non rinuncia alla gioia di vivere, sa che ha davanti un'altra vita e che ormai i mesi che gli restano sono la vigilia alla vita futura, alla vita eterna. Quando viene il medico per cercare di dargli sollievo alle sue sofferenze, a un certo punto non sa che cosa fare, non sa più che cosa fare, Silvio lo conforta e gli dice: dottore, non abbia paura, a me adesso è dato di soffrire, ma tutte queste sofferenze, unite alle mie preghiere, mi preparano ad una vita felice in paradiso. Incredibile ma vero, io ricordo la testimonianza di Don Cassano, un grande salesiano, un grande postulatore delle cause dei santi, che studiò la vita di Silvio e disse e scrisse anche, ecco, questa è una cosa singolare, è una cosa eccezionale in un bambino, è una cosa Certo. eccezionale in un bambino. E ricordo anche quello che disse e scrisse il Cardinal Coppa, arrivando ad affermare e a scrivere sull'Osservatore Romano che Silvio, negli ultimi mesi della sua malattia, era diventato come un piccolo mistico, che non solo viveva l'unione con Gesù, ma la sentiva e la trasmetteva agli altri. Ecco, lei prima, Paolo, stava poi sottolineando quanto la storia di Silvio poi si sia andata diffondendo Sì. negli anni. Il libro,
Subito dopo la sua morte, un sacerdote di una parrocchia vicina, amico di famiglia, che aveva aiutato lui e i suoi genitori nei mesi tristissimi del suo male, Don Antonio Bellezza Prinzi, scrisse la sua prima biografia. Silvio di Segna, morire di cancro a 12 anni, dove raccoglie una per una tutte le testimonianze che i genitori, i parenti, gli amici, quelli che frequentavano Silvio, hanno lasciato. Ne venne fuori una biografia struggente, bellissima, di un fascino eccezionale. E questa biografia si dovette ristampare presto, diverse volte. Nell'84, finita nelle mani del Cardinal Palazzini, che allora era il prefetto della Congregazione delle Cause dei Dei Santi, Santi. e il Cardinal Palazzini scrisse che l'esempio di Silvio era un esempio illuminante riguardo al problema se i bambini sono capaci di virtù eroiche. Questa lettera del Cardinal Palazzini spinse il Cardinale di Torino, Giovanni Saldarini, ad avviare la causa della sua beatificazione. Intanto il libro di Silvio, Morire di cancro a 12 anni, si era diffuso in un modo straordinario e continua a diffondersi ancora adesso. Accanto al libro di Don Antonio e attingendo a questo libro e ad altre testimonianze che sono ancora venute fuori, anche il sottoscritto ha narrato qualcosa di Silvio in alcuni volumetti. Silvio, un ragazzo meraviglioso che è stato tradotto anche in inglese, in rumeno, è stato tradotto in portoghese, in Brasile. E poi un altro libro che ho potuto scrivere perché ero stato chiamato dal cardinale di Torino, Severino Poletto, a far parte della commissione che studiava la vita di Silvio per la sua beatificazione. Beatificazione, certo. Sono stato chiamato a scrivere la relazione storica, in modo che sono venuto, senza mio merito, ad acquisire una conoscenza di Silvio, proprio direi persino nei suoi pensieri, nel più intimo del suo cuore. E ho potuto anche scrivere un volumetto intitolato Tutto per Gesù, che è in breve, il suo cammino spirituale, la Sì. sua identità spirituale, il suo profilo spirituale. Ecco Paolo, ad oggi per quanto riguarda la causa, dove siamo? La causa siamo a questo punto, la causa siamo a questo punto. Fin dal 2001 Sì. la causa è a Roma. È Certo. stata scritta la Positio, Sì. che è la raccolta delle Tutte di le tutte le testimonianze. testimonianze che sono state raccolte su di lui. E ora si sta riprendendo in mano la Positio Sì. e si sta ormai avviandosi a chiedere alla Congregazione delle Cause dei Santi la venerabilità di Silvio. In questi giorni la postulatrice, la dottoressa Francesca Consolini, è giunta al momento in cui si presenta, almeno speriamo, ecco, speriamo e Certo. preghiamo che sia così, si presenterebbe ormai vicina la venerabilità di Di Silvio, cioè Silvio. le virtù cristiane di Silvio potrebbero, e ce lo auguriamo, e io Quanto poi prima. lo aspetto in un modo proprio struggente, vivissimo, Silvio dovrebbe essere riconosciuto Bene. eroico nelle sue virtù cristiane, che è il Perfetto. primo passo Passo verso la certo per la causa, beatificazione. la venerabilità. Ecco, Paolo, qual è il messaggio di Silvio oggi, soprattutto ai più giovani, Il alle persone messaggio di Silvio sofferenti? oggi credo sia questo. Io l'ho scritto diverse volte nei miei articoli e nei 2 o 3 volumetti che ho dedicato a lui. Ah, certo. Per educare ogni bambino, per educare ogni ragazzo, non si può fare a meno di Gesù. I genitori di Silvio gli hanno trasmesso, insieme a tutto il resto, insieme a tutto quanto un papà o una mamma fa per il proprio figlio, gli hanno trasmesso l'amore a Gesù. E Silvio è cresciuto costruendo la sua vita su di lui. Questo è il più grande dono che si può fare ai ragazzi. E Silvio, nella sua breve vita di 12 anni,
sia nei primi 10 anni in cui stava bene, giocava, correva, studiava, era un bimbo come tutti gli altri, sia nei suoi primi anni di ragazzo sano, di bambino sano e felice, sia negli ultimi quasi 2 anni di malattia, Silvio trasmette ad ogni ragazzo questo invito: non costruire la vita da solo, costruiscila su Gesù. Se vuoi costruire qualcosa di bello, di grande, anche nel dolore, qualcosa, una vita che duri oltre la morte. Poi da lui arriva un grande conforto alle persone che soffrono. Io ho 65 anni, mi occupo di Silvio da quando avevo, da più di 30 anni. Io riconosco molto umilmente che quando mi viene mal di denti non so che cosa fare, va bene, sono preoccupatissimo, ecco, non so, chiedo come farò adesso. Silvio aveva un cancro addosso e aveva solo 11-12 anni ed Una aveva forza. ricevuto, aveva avuto il dono attraverso la preghiera di una fortezza e di un'obbedienza a Gesù, di un'obbedienza alla volontà di Dio eccezionale, fino al punto di consolare gli altri che soffrivano per lui. Certo. Bene Paolo, io la ringrazio per questa bella testimonianza, per questo ricordo di Silvio. Più tardi ascolteremo anche la sua mamma. Noi sappiamo bene quanto la santità, ecco, l'esperienza di grande fede, sicuramente di queste forti e belle figure della Chiesa, comincino nella famiglia. Perciò la santità anche della sua mamma e del suo papà verranno fuori sicuramente in questo ricordo. Io sono molto contento che papà Ottavio di Segni e mamma Gabriella parlino del loro bambino come Certo. ne sanno parlare loro, in semplicità, ma anche con molta grandezza, ecco, con molta Certo. grandezza, Bene. con molta dignità. Grazie Bene, grazie Paolo per questo a suo lei, Simona, intervento. grazie di Speriamo di questo sentirci, servizio a Silvio. niente, speriamo di Grazie infinite, sentirci ci al più sentiamo ancora. presto. Grazie, Grazie. magari con qualche bella notizia che riguarda proprio la storia di santità di Silvio. Grazie, grazie ancora. Bene, noi adesso vogliamo vedere attraverso delle immagini anche questo servizio che è stato realizzato per ricordare appunto Silvio di Segna. Lo vediamo insieme e più tardi ascolteremo invece la sua mamma nel ricordo di questa splendida figura, di questo bambino davvero meraviglioso. Silvio di Segna, un bimbo meraviglioso. Silvio di Segna nasce il 1 luglio del 1967 a Moncalieri. I genitori si impegnano subito a dargli una educazione veramente cristiana. Ha pochissimi anni, quando già fa tutto per far piacere e rendersi utile ai suoi cari e agli amici con cui gioca. Qualche volta non ci riesce e ne soffre assai. Non tanto per sé, ma per gli altri che vuole farli contenti. Nella sua casa, nella bella campagna, prova una grande gioia quando i suoi genitori gli fanno conoscere Gesù e gli insegnano a pregare mattino e sera. Tra lui e Gesù nasce prestissimo un rapporto intenso, come un'intesa segreta che diventa vita a due, quando con il fratello Carlo si accosta alla prima comunione. Da quel giorno il suo più grande desiderio è di ricevere Gesù Eucaristico il più possibile. A scuola si distingue per intelligenza e per l'impegno, ma gli piace pure giocare e fare passeggiate a piedi o in bicicletta nei prati e nei boschi. Incanta tutti con il suo affetto, con il suo grazie, sempre pronto, e il suo continuo sorriso. Quando vince le palline, le restituisce a chi le ha perse. Gli piace tanto giocare a pallone e vuole diventare da grande come Gori della Juve. I suoi quaderni di scuola si riempiono di cose belle, descrizioni della natura, dei giochi, della vita familiare e anche di propositi per l'avvenire. Da grande farò il maestro per insegnare agli altri. Gesù è stato cosa buona e voglio esserlo anch'io. Per il Natale del 1977 la mamma gli regala la macchina da scrivere. Silvio la collauda subito, scrivendo sul foglio: "Ti ringrazio, mamma, perché mi hai messo al mondo, perché mi hai dato la vita, che è tanto bella. Io ho tanta voglia di vivere." Nella primavera del 1978 si lamenta di un dolore insistente alla gamba sinistra. All'ospedale di Moncalieri i medici scoprono che si tratta di un brutto tumore alle ossa.
Silvio ha 11 anni, ma intuisce che cosa gli sta capitando. Non dispera, desidera guarire, ma si affida alla volontà di Dio e prega. Il 21 maggio del 1978, già in carrozzella, riceve la cresima nella chiesa parrocchiale. Le sue condizioni si aggravano e sovente ha già tanto dolore. Il 4 giugno del 1978 chiede ai suoi: «Dite a Don Luigi, un sacerdote della sua parrocchia, di portarmi la comunione a casa. Voglio Gesù tutti i giorni». Il buon prete lo accontenta, portandogli quotidianamente la comunione. Silvio si aggrappa alla corona del rosario e prega la Madonna intensamente e sempre più a lungo. Inizia per lui una lunga via crucis dal giugno del 1978 al gennaio del 1979. Per 7 volte va all'ospedale di Parigi in cerca di cure e di guarigioni. I dolori si fanno più atroci. Gesù, ricevuto ogni giorno, gli fa comprendere il valore della sofferenza. Soffre, offre e prega per tutti. Ripete spesso: «Oggi offro le mie sofferenze per il Papa, i peccatori, la Chiesa per la conversione dei peccatori, per i missionari, affinché Gesù sia conosciuto ed amato». Accoglie sempre tutti con un sorriso, incoraggia i genitori e il fratello, fa forza anche al medico, che si sente impotente. «Le mie sofferenze mi preparano a vedere Dio», gli dice. Chi lo avvicina si sente consolato da lui e si accorge che da lui irradia serenità e pace. La sua vita si sta spegnendo, ma lui continua a dire: «Devo restare solo con Gesù, parlargli, dirgli tutto quello che ho dentro al cuore. Tu, mamma, riposati, che sei tanto stanca. Gesù, io soffro come quando tu trasportavi la croce ed eri picchiato». Nel maggio del 1979 la gamba sinistra si spezza. In giugno perde la vista, i dolori lo schiantano, ampie piaghe si aprono nel suo corpo, eppure non si lamenta quasi mai. Solo chiede la comunione ogni giorno per avere la forza, lui, e darla anche al papà e alla mamma. Il 24 settembre riceve lucido e forte l'unzione degli infermi. Prega con il parroco e risponde forte Amen alle preghiere del parroco e alle 21:20 Silvio dissegna, a 12 anni appena. Va incontro a Gesù nella luce. E torniamo nuovamente insieme. Continuiamo a parlare di questa splendida figura, di questo bambino meraviglioso, così come viene definito Silvio di Segna. Lo vogliamo fare con Don Lio De Angelis, che è parroco della Beata Vergine della Consolata della Lonza, una frazione di Poerino. Buongiorno, Don Lio, benvenuto. Benvenuto, grazie. Grazie per questo suo intervento. Ecco, lei si occupa proprio con la sua parrocchia della promozione della causa di beatificazione e canonizzazione di Silvio. Che cosa ha di straordinario Silvio per essere ricordato e amato così tanto all'interno della Chiesa? Il fatto è questo: il bambino, non tanto per la sua malattia, ma quanto come ha corrisposto a questa malattia, che sembra un po' veramente un bambino speciale. Certo. Lui nella malattia ha, per così dire, ha rivelato tutta la sua fede, la sua preghiera. Pensi a una bambina di 9, 10, 11 anni che prega da solo, dice il rosario. La sua fede che si esprimeva anche negli atti, nelle frasi meravigliose, che lui sta vivendo il Calvario come Gesù, io un giorno andrò in paradiso, non piangete per me, ecco, e proprio sono frasi che hanno. E poi tutte le persone che veramente si avvicinavano lo dicono, lo trasmettono, lo testimoniano che era un bambino non normale. Si vede che veramente Dio era in lui, anche Certo. se. Lui diceva che, un giorno dice nella sua vita, nella sua malattia: «Da quando ho visto Gesù bambino, ecco, sto meglio, nel senso che, cioè, posso vivere meglio la mia sofferenza». Ma un bambino che parli di sofferenza, di vivere è un po' strano. E questa è la prima cosa, secondo me, che ha colpito. Infatti io non lo conoscevo tanto, ma adesso che vedendo bene la sua vita. Poi la seconda cosa è veramente la grande diffusione che subito ha avuto questo bambino. La gente ha fame di Dio, e quindi se vede un ragazzo, un bambino che prega, che fa le cose bene, fa la volontà di Dio, che non si lamenta troppo, che cerca di aiutare gli altri, dire le cose, a pregare, la gente, per
per questo che lo accoglie. Infatti noi abbiamo la Longa, che abbiamo fatto un piccolo santuarietto di Silvio, abbiamo dei pellegrinaggi addirittura, dei gruppi che vengono, dei giovani, dei ragazzi, vengono per ascoltare la parola, di, più o meno, per conoscere la vita di Silvio. Noi facciamo vedere il DVD, li parliamo di loro, ma sono proprio tantissimi. Ecco, molti giovani arrivano lì da voi proprio per ricordare Silvio. Che cosa attira di più i ragazzi di questa figura? Ma dalle frasi che i bambini, i ragazzi dicono, sì. Dicono questo ragazzo che ha sofferto tanto con Gesù. Non è solo la sofferenza, è quel con Gesù che tante volte lo dicono. Certo. E tante volte anch'io vorrei essere bravo come lui. Vorrei anch'io essere ubbidiente, cioè, lui ha delle frasi meravigliose nei suoi temi. Io vorrei essere buono, ma non sempre ci riesco. Questa è una cosa molto bella, perché quella volontà di essere buono, di non riuscire, perché è una cosa molto umana. Quindi quello è... Ecco, la straordinarietà anche della sua figura è dettata, ecco, come lei prima sottolineava, anche dal e soprattutto dalla preghiera, da questo attaccamento alla corona del rosario, alla Madonna che prega intensamente, ma anche il voler ricevere Gesù tutti i giorni. Poi questo, la seconda cosa importante, un bambino che vuole ricevere Gesù tutti i giorni. Certo. È un po' strano per dire. Perché non è che fosse obbligato, anzi lui chiedeva, voglio ricevere Gesù tutti i giorni l'Eucaristia. Certo. E quindi si vede che veramente Gesù gli dava la forza. E la devozione alla Madonna, specialmente quando poi una suora, che era lì di Rue du Bac di Parigi, gli ha regalato una Madonnina piccola di plastica, ma è stata per dire il suo talismano, se la portava sempre dietro, pregava la Madonnina, chiedeva che l'aiutasse. Quindi traeva forza veramente dall'Eucaristia e dalla Madonna, dalla preghiera del suo rosario. Ecco, Don Lio, noi vogliamo continuare a ricordare Silvio, soprattutto lo diciamo, l'ho sottolineato prima con Paolo Risso, di quanto sia importante anche come esperienza, l'esperienza di Silvio della sofferenza, dell'accettazione della sofferenza, ma anche come l'esperienza familiare. Naturalmente Silvio è nato in una famiglia cristiana, gli ha fatto conoscere da subito Gesù. Ecco, questo è anche importante come testimonianza, certo, una famiglia cristiana. Io lo sottolineo molto, sì. Che le famiglie, se si prega, se cercano di veramente vivere la vita cristiana, il frutto c'è senz'altro, specialmente dei figli, e quindi questo per me è importante. La prima base per me è proprio quello. Sì, potrà anche essere un bambino o un ragazzo che poi trovi la fede, ma se la famiglia non gliela si dà, specialmente con la testimonianza, non soltanto con le parole, va al catechismo, fa quello che vuoi, no, testimonianza, andiamo a messo insieme, preghiamo insieme, andiamo a confessarci insieme. Questo per me è una garanzia proprio di bontà per i figli. Certo. Ecco, Don Lio, io so che accanto a lei c'è papà Ottavio e mamma Gabriella. Vorremmo parlare anche con loro per conoscere anche da genitori un ricordo particolare di Silvio. Mi può passare papà Ottavio? Ecco, li passo papà Ottavio. Perfetto. Benissimo, sì. Perfetto. E pronto? Pronto, pronto. Ecco, sì. Ottavio, salve, lei è il papà di Silvio, lo stiamo ricordando in questo speciale a lui dedicato. Abbiamo parlato della sofferenza di Silvio, anche della voglia di guarigione, della voglia di vita che aveva, però nello stesso tempo anche dell'accettazione. Lei ha accompagnato tante volte suo figlio in questi viaggi un po' della speranza, delle cure, della guarigione. Per sette volte è stato a Parigi. Sì, sette volte è stato a Parigi, sì. Come sono stati quei viaggi? Ma quei viaggi erano sempre stati fatti in aereo, sì. Perché lui aveva sempre la febbre e non si poteva fare altrimenti. Sì. Viaggi che si potevano fare sempre per lui, si raccomandava sempre di pregare, sempre nella preghiera. E tutte le mattine Silvio, quando eravamo a Parigi dalle suore, voleva che io andassi a ascoltare la messa tutte le sante mattine. Sì. E poi una volta mi ha mandato a Rue du Bac, dalla Madonna Miracolosa, che aveva riportato una fotografia e l'ho posata sopra la sedia dove è apparsa la Madonna. Sì. Poi sono ritornato e lui mi ha chiesto, papà sei andato? Sono andato, ho pregato per te. E lui ha detto, preghiamo sempre la Madonna non ci abbandona, la Madonna ci vuol bene. E guarda di pregare, perché tu poi si raccomandava sempre, ma io prego Silvio, ma io prego, no non basta papà, dice bisogna pregare. Perché dice lui, per andare in paradiso, dice, non basta pregare, bisogna anche soffrire, ci va anche la sua carenza.
sue raccomandazioni erano sempre queste. Pensi che una volta era ricovato nella camera lì, che c'era anche un italiano e aveva anche lui un brutto male. Sì. Ed è questo qui, tenuto dal panico e dal dolore, e bestemmiava. E Silvio ne ha sofferto moltissimo, perché io sono poi arrivato e lui si è messo a piangere. Mi fa: papà, dice questo uomo qui, dice, ha offeso, disprezzato la Madonna. Dice: io devo dire tante Ave Maria, quante bestemmie questo uomo ha tirato. Dice: ma qui, dice, a Parigi non riesco, dovrò dirne ancora in Italia. Guarda di pregare anche tu, papà, e alla mamma. Quella, la sua raccomandazione era sempre quella. E nei viaggi, lui nella sua borsa, l'unica cosa che chiedeva sempre, la corona e la Madonnina che le aveva regalato Suor Maria Teresa. Ecco, questo era suo, cioè il suo desiderio di avere sempre dietro. Questo suo attaccamento, ecco, alla preghiera, era attaccatissimo. Guarda, io sono cresciuto in una famiglia negli anni 50, che eravamo in 53 in famiglia, ma non ne ho visto un bambino come questo qui. E difatti mia moglie lo diceva sempre: guarda, dice Ottavio, dice, che Silvio ci capita qualche cosa, perché dice, un era bambino tutto speciale. Diverso, era già da piccolo, si vedeva che aveva un amore, una fede per Gesù, proprio attaccatissimo. Io dico sempre che il Signore ci ha lavorato come maestro. Certo. Ci ha lavorato con tanta gioia e poi ce l'aveva preso, non per la sofferenza che lui ha sopportato e avuto, ma penso che sia stato per dare un esempio anche a noi, che ognuno abbiamo da portare la nostra croce per salvarsi. Ecco, papà Ottavio, sicuramente voi siete grati a lui, ma indubbiamente anche lui sarà grato a lei, a sua moglie, alla sua famiglia per avergli fatto conoscere Gesù, per averlo così tanto amato. Questa sua esperienza, seppur nella sofferenza, seppur nell'accettazione, però ha sempre pregato per tutti, ha sempre accettato, e poi anche nelle sue ultime parole, le mie sofferenze mi preparano a vedere Dio. Sicuramente questo è un grande insegnamento di Silvio oggi, ma un grande insegnamento che lei e sua moglie avete dato certo. A Silvio. Sì, sì. Pensi che una volta è venuto un'amica a trovarci una sera e lei voleva dire una preghiera lì per radio, e lui le ha detto: no, dice, io la mia Ave Maria la dico nella mia stanzetta, che serve per tutto il mondo, non solo per l'Italia, ma per tutto il mondo. Ecco. Era attaccatissimo alla preghiera. Questo è straordinario. Poi, e queste parole... Pensi che poi per i suoi funerali, sì, c'era la chiesa di Poverino, abbastanza grande, ce n'erano fino fuori dalla porta della chiesa e c'era più di una trentina di sacerdoti che hanno concelebrato. Ecco, questa è la straordinarietà. Il parroco, Don Vincenzo Panza, sì, dopo che è venuto qui in casa nostra a darci l'ultima benedizione, e poi è rientrato in sacrestia e si è trovato la sacrestia piena di sacerdoti. Lui non lo sapeva, non li aveva invitati, certo. Sono presentati là tutti questi sacerdoti, tutti quanti che pregavano proprio con amore per Silvio. Certo. Ecco, signor Ottavio, noi vorremmo anche avere un ricordo di Silvio da parte di sua moglie sì. Gabriella, so che è accanto a lei. Io gliela passo subito. Grazie. Grazie a lei, grazie. Grazie. Grazie, arrivederci. Pronto? Pronto? Signora Gabriella, mamma Gabriella. Buongiorno, signora. Salve, benvenuta. Ecco, signora, abbiamo parlato, abbiamo scoperto questa straordinaria storia di vita, di sofferenza, di amore, di preghiera di suo figlio Silvio. Abbiamo imparato a conoscerlo in questo breve speciale. Mamma Gabriella, qual è il suo ricordo, se per tutta la Chiesa, adesso è servo di Dio, tra breve speriamo quanto prima venerabile, per lei rimane e rimarrà sempre il suo bambino. Qual è il suo ricordo di Silvio? Il mio ricordo di Silvio, ne ho parecchi ricordi, ma il ricordo più bello è quando a Natale del 1977, sì, gli abbiamo regalato la macchina da scrivere. E lui ha scritto: cara mamma, ti ringrazio di avermi messo al mondo, di avermi dato la vita che è tanto bella. Ringraziava sempre, anche quando stava bene, ma anche nella malattia.
Nella sofferenza lui ringraziava per qualsiasi cosa che si faceva, anche quando venivano dei sacerdoti, delle suore, dei suoi compagni di scuola a trovarlo. Lui ringraziava sempre tutti e donava a tutti un sorriso, era sempre sorridente e cercava di nascondere il male che Che aveva. aveva. Ecco, signora, leggendo anche la biografia poi di suo figlio viene fuori anche la sua generosità, anche nei suoi confronti. Lui, nonostante il dolore, nonostante le sofferenze, voleva, spesso, ecco, rimanere da solo per non farvi, stancare molto nelle notti accanto a lui. E lui diceva: "Devo restare solo con Gesù, parlargli, dirgli tutto quello che ho dentro il cuore. Tu, mamma, riposati che sei tanto stanca. Gesù, io soffro come quando trasportavi la croce ed eri picchiato." Ecco, lui in quel momento pensava sia a lei che era stanca e naturalmente condivideva le sofferenze di Gesù. Sì, lui non voleva darti il peso della sua situazione, anzi diceva che soffriva poco perché non voleva che noi soffrissimo per il suo stato di salute. E appunto diceva: "Mamma, io devo dire tante cose a Gesù. Devo pregare, ma anche parlargli, dirle tante cose che ho qui nel cuore. E tu, mamma, riposati, vai a dormire." E poi anche si identificava con Gesù, perché diceva: "Mamma, io soffro quando, come Gesù, quando trasportava la croce ed eri picchiato," diceva. "Le Certo. mie sofferenze, insomma, le offriva tutte a Gesù." Ecco, mamma Gabriella, io quando parlavo appunto anche con Paolo, con Don Lio, volevo sottolineare, ho sottolineato quanto l'esperienza straordinaria di fede, di amore, di sofferenza di Silvio sia una straordinaria esperienza, però sicuramente vissuta in famiglia. E quando si parla di santità, di fede così grande, sicuramente gran parte gli è stata insegnata dalla propria famiglia. Perciò un grazie va anche a lei e a papà Ottavio, naturalmente. Ma guardi, io penso che sia un dono del Signore, più che altro. Noi quello che le abbiamo insegnato, la nostra fede, l'abbiamo trasmessa, però è stato lo Spirito Santo, Gesù, che è entrato nel suo cuore. Perché pensi che quando ha ricevuto la prima comunione, Sì. ha detto: "Mamma, da oggi il mio più grande amico sarà per sempre Gesù." E insomma, è stato un dono del Signore anche per noi, guardi, questa sofferenza. Certo. Ecco, io prima sottolineavo quanto lui era un bambino come tanti, ma in alcune cose molto unico. Era un bambino come tanti perché anche a lui piaceva giocare a pallone, Sì, piaceva sì. giocare con gli altri bambini, ma era un bambino speciale quando riusciva, ecco, a restituire anche le cose vinte agli altri compagni. Era un bambino speciale quando aveva questo amico speciale che era Gesù. Sì, guardi, lui era un dono del Signore, guardi, io Certo. non saprei neanche come spiegarmi, Certo. perché sa, non saprei, è Certo. stato un dono del Signore anche per noi avere un bambino così, perché noi adesso magari pensiamo che forse è stato anche un esempio per noi, è stato un... Non so come dire, guardi. Ecco, signora Gabriella, sicuramente un esempio importante, lo dicevamo anche prima, vorrei sottolinearlo nuovamente. Molte volte noi ci lamentiamo per dei dolori anche un po' banali e l'esperienza di Silvio ci fa capire come la sofferenza, l'essere vicino al Cristo sofferente, sicuramente ci impegna, ecco, maggiormente, forse a non lamentarci per delle cose frivole, per delle cose così banali, ma guardare davvero
la sofferenza di tante persone che come Silvio hanno voluto testimoniare che per avere una grande forza, soprattutto la forza la si prende dalla preghiera. Lui amava Maria, amava Gesù in modo incondizionato, e questo sicuramente è una grande testimonianza per tutti coloro che ci seguono anche dal letto di sofferenza. Grazie signora Gabriella per questo ricordo per suo figlio. Noi speriamo quanto prima, lo dicevamo, di avere delle notizie positive per quanto riguarda la causa di beatificazione e canonizzazione di Silvio. Grazie, noi ringraziamo tanto lei di vero cuore. Grazie, grazie. Buongiorno. A presto signora, grazie, arrivederci. Grazie a lei. Bene, questo era un ricordo particolare, abbiamo voluto fortemente anche sentire un po' le parole di papà Ottavio e di mamma Gabriella su questo figlio speciale, servo di Dio, appunto Silvio di Segna. Bene, noi ci fermiamo per un attimo e poi continuiamo con la nostra programmazione.